Ma perché tutti a me? Perché tutti a me? Ebbene sì, mi hanno truffato con questo oggettino qua. Io ovviamente non essendo un esperto in materia, ho fatto dei vari test, io credevo che questo qui fosse un regolatore di carica per pannelli solari perché veniva spacciato per un 12 volt, 24 volt, 100 ampere. Questa cosina qua. Io ci ho creduto ovviamente perché non sapevo, quindi l'ho montato e ve l'ho fatto vedere anche nel video. Infatti vi lascio qua sopra in descrizione. Vi ho lasciato anche il link per acquistare questo. Lo andrò a eliminare perché questo è un fake. Viene spacciato per un MPPT, invece è un semplice caricatore fake, quindi vi andrà a non caricare le vostre batterie in maniera ottimale, quindi le caricherà ma darà dei dati sbagliati e insomma è una vera fakeata questa. Vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Eccolo qua, è finalmente arrivato il caricatore solare della ePower. Molti di voi mi hanno scritto vari commenti davvero davvero molto utili, vi lascio tutti i commenti qua sopra e potete andarli anche a vedere se volete avere dei suggerimenti molto più esperti, da esperti, non dai miei consigli. Io ovviamente imparo da voi, dal popolo che siete voi, quindi io ho comprato questo in base alle vostre ai vostri consigli. Ovviamente questo quando mi è arrivato ho detto beh, questo sì che deve essere un vero regolatore di carica. Infatti, quando l'ho spacchettato, ho detto: beh, grande è grande, aspettate, è grande, cioè, solo la scatola è grande. Poi, peso, questo sembra di avere un giocattolino in mano, ma andiamo ad aprirlo. Io ovviamente l'ho già spacchettato, quindi l'ho già visto come è fatto, però vi voglio far vedere come vi arriva. Io questo ve lo lascio qua e questo lo andiamo ad aprire. Con un piccolo connettore e con un diodo collegato, quindi molto molto utile da poter utilizzare. Quindi troverete tutte le istruzioni. In questo caso io l'ho comprato su AliExpress, vi lascio il link in descrizione, quindi se volete acquistarlo su Amazon che preferite, che è molto più sicuro, sì, ma se avete problemi potete mandarlo indietro molto più semplicemente. Se no, lo trovate su Amazon, risparmierete quelle 20-30 euro. Quindi ve lo ritroverete qua. Mi raccomando, pagate con PayPal su AliExpress, su Amazon siete sicuri. Quindi andiamo a toglierlo dalla propria busta ed eccolo qua. Questo è l'ePower definitivo, dichiarato MPPT, è un 20 A, perché io comunque ho due pannelli, come avete visto nel video dove ho montato il tutto. E ecco, già da dover dire questo è un 20 ampere, guardate com'è, questo lo dichiarano 100 ampere, quindi per dire, non voglio dire nulla. Comunque in questo caso abbiamo questo bellissimo ePower, guardate anche i connettori qua, anche quanto sono grossi per poter far passare molta corrente. Ovviamente abbiamo un controllo remoto attraverso un display che si potrà acquistare in maniera separata, quindi andare a collegarlo, e volendo si può collegare anche il proprio smartphone attraverso i vari connettori. Quindi, come vedete, il livello di costruzione è davvero differente in base a questo. Queste qua sono veramente piccoli, come si può pensare di poter far passare molta corrente qua dentro. Io ovviamente sono stato un po' ignorante, diciamo, in questo campo, quindi ho sottovalutato la cosa. Ovviamente il peso c'è, posso farvelo anche vedere. Se io metto qua la bilancia da cucina, io vi faccio subito vedere questo qua, il suo peso è 129 grammi, e questo qua ce lo mettiamo sopra, siamo quasi a 1 chilo, per dire 1 chilo di caricatore solare, cioè, ma solo per farvi vedere il livello di costruzione, di pesantezza. Qua abbiamo una scocca in alluminio per poter
raffreddare in caso di necessità. Questo qui ce l'aveva anche, ha un, diciamo, una piastra in alluminio, però comunque poco importa. Io adesso volevo farvi vedere aperto questo. Questo ovviamente non lo andrò ad aprire per motivi di garanzia, perché comunque è nuovo e non lo voglio aprire, ma vi farò vedere questo e vi farò vedere che comunque qua io ho spulciato su internet e sono riuscito a vedere l'interno di questo. Magari vi trovo qualche foto da mettere qua in sovrimpressione. Lui possiede un raffreddatore, quindi all'interno si autoraffredda, quindi già questo è molto utile. Adesso io vi vado ad aprire questo, vi faccio vedere qual è la differenza. Prendiamo un cacciavite, mettiamoli qua, ecco qua, apriamo, togliamo questa piastrina in metallo e ci troviamo una semplice scheda. Io adesso ho già rimosso le viti, quindi vado a rimuovere la scheda, eccola qua. Questo dovrebbe essere il regolatore di carica. Lo faccio vedere bene, vediamo se si vede. Ok, questo deve essere il regolatore di carica MPPT da 100 A che vi propongono. Vedete qua come è fatto? Cioè, se dobbiamo pensare che lui si deve autoraffreddare con tutta la corrente che passa, ovviamente di qua passerà davvero poca energia, quindi per quello il mio impianto, diciamo che riusciva a fare qualcosa, ma le batterie mi si scaricavano molto molto in fretta, perché ovviamente la carica non era abbastanza. Quindi in questo caso da qui mi perdevo molta molta corrente, molta molta energia prodotta dai miei super pannelli. Molto molto bello, sono rimasto particolarmente soddisfatto. Adesso però dobbiamo comunque andare a testarlo, quindi in un prossimo video possiamo vedere proprio questo, come lo vado a montare e vediamo effettivamente quanto carica, quali sono i suoi dettagli, e quindi ci vediamo al prossimo video. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quello che vi ho fatto vedere, e ovviamente lasciatemi i commenti e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanella, molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video, niente di più. Mi andrete a sostenere il canale, così potrò portare molti più contenuti in maniera più costante. Quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguitemi anche su TikTok, perché lì posterò delle mini clip dove presenterò quando uscirà un nuovo video su YouTube. Quindi Go Pippo YouTube, ma vi lascio il link in descrizione qua sotto da qualche parte. Ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati,